Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera, benvenute e benvenuti nel nostro salotto della resilienza creativa. Oggi è la giornata internazionale della donna e dunque ho deciso di cogliere l'occasione per consigliarvi tre libri più un bonus, le cui protagoniste sono appunto delle donne. Ho scelto una prospettiva molto precisa nella selezione di questi romanzi, uno in realtà non lo è del tutto, cioè quella di storie che raccontano delle donne che in qualche modo possono essere per le altre donne e non solo, diciamo, per i lettori e le lettrici, degli esempi. Donne quindi assertive, capaci di prendere la propria vita e condurla nella direzione che vogliono, capaci di essere anche consapevoli di se stesse in quanto donne. E questa scelta nasce dal fatto che spesso nella giornata internazionale delle donne si ricade sempre a parlare di violenza di genere, quindi di donne che sono vittime. Io credo che sia importantissimo parlare di violenza di genere ed è importantissimo riservare tutta l'attenzione possibile alle survivor, ma penso che sia altrettanto importante per raccontare a 360 gradi la questione femminile di poter raccontare anche delle personalità, dei personaggi che siano appunto da esempio, degli esempi da emulare, sia per donne mature, adulte che hanno bisogno di vedere che la strada che stanno percorrendo è stata già percorsa e raccontata da altre donne, sia per proprio le nuove generazioni che hanno bisogno di avere dei modelli che in qualche modo tendono anche al positivo. Esiste un saggio, Spezzate, che proprio parla di questo, parla del fatto che in qualche modo a noi piace vedere le donne che sbagliano, che sono appunto spezzate, però allo stesso tempo penso che proprio in questa giornata è importantissimo raccontare le donne che sì, sono spezzate, ma che hanno combattuto e alcune di queste battaglie le hanno anche vinte. Dunque passiamo alle mie proposte. La prima non poteva non essere L'arte della gioia di Goliarda Sapienza. Il personaggio di Modesta è uno di quei personaggi che ribalta totalmente la narrazione del femminile. Innanzitutto è un personaggio, anzi una personaggia antipatica. Fin dalle prime battute in realtà lascia il lettore e la lettrice abbastanza sconvolti. Perché si permette di fare delle cose che per il nostro ben pensare e il nostro atteggiamento verso anche proprio la narrazione del femminile sono impensabili. E invece, in realtà, più si va avanti nella lettura, più l'innovazione di Modesta ci conquista fino in fondo. Quindi è un libro che proprio, secondo me, racconta l'arte della gioia, la capacità di essere libera, secondo me in quello consiste. È veramente Modesta, che all'inizio può lasciarci un po' sconvolte, è uno dei personaggi più affascinanti della letteratura italiana quando si parla di protagoniste. Il secondo romanzo è un romanzo molto più recente, si intitola L'Isola delle Madri, è di Maria Rosa Cutrufelli. Tra i video del salotto troverete un'intervista che io ho fatto in occasione del Festival delle Letterature Migranti alla sua autrice e lo consiglio vivamente perché riflette su una questione molto importante, cioè l'essere madre. Cosa significa essere madre? E lo pone in un contesto che secondo me potrebbe essere un po' il nostro futuro, cioè quello di una terra, di un pianeta Terra, in cui esiste un grande vuoto in cui la natura in qualche modo si è ribellata agli esseri umani e le donne e gli uomini non riescono più ad avere dei figli e delle figlie. E quindi diciamo che la scienza qua deve entrare in qualche modo in azione. E da là poi nasce la riflessione sull'essere donne. È un romanzo molto molto interessante perché da un lato c'è una protagonista narratrice, Nina, che racconta il suo essere figlia, ma essere figlia in maniera diversa da quella a cui siamo abituati a pensare, e dall'altra abbiamo 3-4, direi, quattro figure femminili che in qualche modo sono tutte madre di questa Nina e senza fare spoiler posso dire che è molto interessante proprio la sorellanza che si crea tra queste quattro donne. Io lo consiglio veramente per
Perché è un'ottima riflessione proprio sull'essere madre, su quello che sta accadendo in generale al nostro pianeta, proprio dal punto di vista ecologico, e poi proprio su questo essere, questa capacità che spesso viene un po' raccontata male, perché le donne sono sempre nemiche di se stesse, invece di poter fare gruppo e creare in questo caso una nuova vita. Non vado oltre perché sennò sarebbe spoiler. Terzo libro, questo è dedicato alle giovanissime generazioni ed è Ascolta il mio cuore di Bianca Pizzorno. Non è un romanzo recente, ma è un romanzo a cui io sono particolarmente affezionata perché racconta le nostre bambine, le bambine, in una maniera che è assolutamente fuori dai canoni dello stereotipo del modo di raccontare le piccole. Quindi diciamo dimenticatevi confetti rosa, coniglietti e cose varie, ma immaginatevi delle protagoniste, Prisca, Elisa e Rosalba, che in realtà sono fuori da quei canoni che consideriamo ovvi quando raccontiamo appunto la storia delle bambine. Questo è un romanzo che è adatto sia alle figlie, sia che ai figli, perché in realtà è appassionante a prescindere. Il fatto che le protagoniste siano donne è importante, ma allo stesso tempo non è una caratterizzazione che in qualche modo preclude l'interesse a chi è nato di genere maschile. Quindi io lo consiglio veramente vivamente. Queste personaggi sono veramente carinissime, brillanti, divertenti ed è carino vederle combattere contro la grande nemica che è la loro maestra Argia Sforza, chiamata anche Arpia Sforza. Bianca Pizzorno racconta benissimo la narrazione per ragazzi e per ragazze e secondo me ha un suo punto veramente fondamentale è questa sua capacità di raccontare in qualche modo anche una sorta di diversità. Chiaramente è un romanzo di un po' di anni fa, quindi non si parla di diversità in determinati termini, ma sicuramente quando lo si legge si capisce che alla fine della questione siamo tutti uguali l'uno agli altri, non importa se siamo nate in famiglie più fortunate o in famiglie meno fortunate, ma appunto non voglio fare spoiler, ma ve lo consiglio caldamente perché è un romanzo che è divertente da leggere e può essere veramente anche proprio un'introduzione alla lettura per bambini e per bambine, secondo me interessante. Arriviamo al bonus. Il bonus non è esattamente un romanzo, ma è una biografia romanzata. Elisabetta I, la Vergine Regina di Károly Erickson. Allora, io a questa biografia romanzata sono particolarmente affezionata, l'ho letta quando ero adolescente e ho continuato a leggiucchiarla negli anni. Io lo trovo molto interessante perché secondo me quando parliamo di questioni che hanno una ricaduta sociale bisogna sempre conoscere la storia. Le personaggi storiche, cioè quindi le donne che sono veramente esistite, possono essere effettivamente un grande esempio quando si guarda a questi temi. Elisabetta I non fa eccezione. Chiaramente è una donna che è nata fortunata perché era figlia di un re e quindi poi è diventata regina. Ma io vorrei ricordare che questa figlia di un re ha rischiato la morte varie volte, sia perché era figlia di Anna Bolena, sia perché la sorella, la regina Maria, voleva ucciderla varie volte e anche altre persone. Lo trovo molto interessante perché racconta tutta la vita della regina Elisabetta e ci racconta quelle che sono state le sue difficoltà nell'affermarsi in quanto regina d'Inghilterra e anche proprio le scelte che ha fatto per rimanere regina d'Inghilterra, per non essere messa da parte, cosa che succedeva sempre in quell'epoca là. Perché se tu ti sposavi, in qualche modo, smettevi di essere un essere indipendente, ma anche se eri regina, ma diventavi insomma parte di una coppia in cui la parte di potere, il ruolo di potere all'aveva l'uomo. Infatti c'è una frase molto bella all'interno di questa biografia che dice, adesso non mi ricordo esattamente quale dei
dei cortigiani lo dice alla regina Elisabetta, dice: Vostra Maestà non si vuole sposare perché se si sposasse non smetterebbe di essere la regina d'Inghilterra, ma smetterebbe di essere il suo re. E questo è assolutamente significativo. La trovo molto interessante, la consiglio da tutti i punti di vista. È chiaro che parla di una persona nata in un'epoca diversa dalla nostra, ma quelle difficoltà che lei ha affrontato possono essere di insegnamento anche a noi, rispetto a quello che viviamo nel nostro oggi, anche alle difficoltà che possiamo immaginare per noi stesse quando, vogliamo forse osare, ambire a dei ruoli di potere. Ecco, lei li ha affrontati. Quindi, questi sono i miei tre consigli più un bonus per la giornata internazionale, delle donne. E niente, se li avete letti, se li conoscete, fatemi sapere nei commenti e se non li avete letti e li leggerete, fatemi sapere comunque. E detto ciò, vi saluto caldamente. Ciao!